Allora, buongiorno a tutti e a tutti. Questa sessione iniziale del pomeriggio ha come tema la sanità, con l'obiettivo di vedere di valutare le possibili criticità e ricadute del regionalismo differenziato sulla tutela della salute. Allora, ricordiamo che tutela della salute è una delle materie che le regioni a statuto ordinario possono richiedere ed esercitare con un potere legislativo concorrente. Allora passo a presentarvi i relatori. Monica Vangi, segreteria CGIL Lombardia, responsabile sanità e welfare. La professoressa Nerina Dirindin, docente di economia pubblica e sanitaria, Università degli Studi di Torino, e Mauro Mariani, medico del lavoro del Forum per il diritto alla salute. Allora, inizierei con te, Monica. Allora, Monica, senti, a detta di molti, e paura e timore di molti, con l'autonomia differenziata, si assisterà al definitivo smantellamento del sistema sanitario nazionale. Questo perché il grande timore è quello di crearsi, ulteriori disuguaglianze fra il nord e il centro-sud e fra le regioni più ricche e le regioni più povere. Allora, effettivamente, il tema della tutela della salute porta delle richieste molto critiche per contenere, l'unità, diciamo, del sistema. Allora, ne cito solo alcune, richieste che vanno, dalla offerta ospedaliera territoriale ai processi di formazione e alla gestione del tariffario e non ultimo anche alla richiesta e gestione di fondi sanitari integrativi regionali facilitati da diciamo, strumenti di facilitazione che potrebbero dare un'ulteriore spinta, specialmente nelle regioni del nord come la Lombardia, a un fenomeno di privatizzazione già in atto. Allora, quello che vi chiedo, appunto come sindacato di riferimento, non solo qual è la vostra posizione, ma quali possono essere anche, diciamo, gli strumenti idonei per mantenere questi rischi. Buongiorno a tutte e a tutti. Intanto voglio ringraziare gli organizzatori di questo evento che abbiamo seguito e ho seguito con molta attenzione anche questa mattina, in modo particolare i contributi dei relatori, di questa mattina e anche perché no, le sollecitazioni che abbiamo ricevuto come organizzazioni sindacali e in modo particolare, come CGIL. Le preoccupazioni, che tu anticipavi sono anche le nostre preoccupazioni. Il tema del regionalismo differenziato è un tema che preoccupa la nostra organizzazione e quindi ho anche l'opportunità, come dire, di precisare che è un tema nell'agenda e nel dibattito della CGIL. Lo è stato già nella prima manifestazione di febbraio, lo è stato nella manifestazione dei pensionati di sabato scorso a Roma, dove si è parlato di fondo non autosufficienza, poi magari se è possibile due parole anche su questo tema. Oggi abbiamo la funzione pubblica, il 14 abbiamo la FIOM che pone comunque il tema della salute e della sicurezza insieme ad altri temi naturalmente di categoria. E come ricordava stamattina il professor Villoni, il 22 giugno saremo a Reggio Calabria come manifestazione appunto di unitaria di rilancio appunto del Sud. Ma se parliamo di sanità, intanto è bene, siamo in Lombardia e quindi siamo una regione che già ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione si occupa e legifera in materia sanitaria.
È una regione governata da oltre 20 anni dal centrodestra, che già ha prodotto degli effetti devastanti rispetto alle scelte che sono state fatte. In primis, perché credo che questo sia un tema conosciuto da tutti, in primis appunto il tema della libertà di scelta del cittadino, che è stato il caposaldo della politica di questi anni di Regione Lombardia, che si è tradotta, come dicevi bene tu, già in un accreditamento di strutture pubbliche e di strutture private nel territorio lombardo per l'erogazione delle prestazioni sanitarie. A livello nazionale il sistema è chiaro, nel senso che esiste un Fondo Sanitario Nazionale, esistono i LEA, livelli essenziali di assistenza, ma anche qui con alcune criticità. La prima è che i LEA definiscono i livelli essenziali di assistenza, ma non è stato previsto in questi anni nessun tipo di aggiornamento rispetto alla verifica puntuale dell'applicazione appunto dei LEA sul territorio nazionale. Questo ha prodotto, già esiste, una diversificazione importante delle offerte ospedaliere e dei servizi erogati ai cittadini fra regioni del nord e regioni del sud. Quindi è già un problema esistente. Noi diciamo abbiamo un'Italia che va con due velocità diverse sul tema sanitario. Crediamo che non solo i LEA non siano stati aggiornati, mi viene da pensare e da dire che i LEA si riferiscono alle prestazioni ospedaliere, ma non si riferiscono ad esempio a tutte le prestazioni di prevenzione domiciliari che invece esistono e sono previste in sanità. Non si è verificato, non si è studiato il fenomeno delle fughe in sanità, per cui spostamenti involontari, dico non voluti da parte dei cittadini, che però giustamente cercano la risposta al bisogno di salute laddove la risposta c'è. E quindi abbiamo, soprattutto nella regione Lombardia, afflussi importanti, significativi di persone residenti in altre regioni del nostro paese. Quindi il tema è: già abbiamo una differenziazione significativa fra le prestazioni sanitarie che vengono garantite ai cittadini, e quindi viene meno già oggi l'universalità del diritto, perché noi abbiamo modalità e tipologie di prestazioni garantite diversificate da territorio a territorio, cioè da regione a regione. Il tema dell'autonomia differenziata, abbiamo letto anche noi le bozze, abbiamo letto quello che è possibile verificare, anche l'intesa preliminare sottoscritta, che è quella sul sito del Ministero. Di fatto, la preoccupazione è, la dico così, che già in una regione dove dal punto di vista della governance e dei modelli organizzativi c'è già una facoltà di Regione Lombardia, anche nella definizione, ahimè, del fabbisogno di personale, dei minutaggi di assistenza, cioè quindi stiamo parlando di temi fondamentali, e quindi a che cosa si vuole arrivare? Cioè la preoccupazione è quella che già oggi noi abbiamo un sistema diverso da regione a regione, già oggi abbiamo un sistema che comunque vede un accreditamento delle realtà private importanti con spostamento di risorse. Aggiungo che già abbiamo il tema della compartecipazione alla spesa, parlo di ticket e super ticket, fortemente diversificati da una regione all'altra. Io vivo al confine con l'Emilia-Romagna e noi sulle prestazioni ambulatoriali specialistiche andiamo in Emilia-Romagna perché non abbiamo super ticket. Però questo per dire che abbiamo una diversità, chiedo scusa. Abbiamo una diversità già esistente, e quindi la preoccupazione che si voglia spingere ulteriormente su una strada di privatizzazione è una preoccupazione che ovviamente anche a noi interessa molto. Il tema della sanità, per quanto riguarda la CGIL, sì.
collega anche al tema della non autosufficienza e del sociosanitario. Allora, sul sociosanitario sappiamo che anche in questa materia, a livello regionale, quindi in Regione Lombardia, si legifera, e quindi abbiamo strutture residenziali e non residenziali oramai quasi completamente con natura giuridica privata, che garantiscono i servizi sociosanitari. Il tema è che anche su questa questione del sociosanitario, qual è l'obiettivo finale, cioè qual è la logica che sottende a una richiesta di autonomia ulteriore da parte di Regione Lombardia, perché oggi stiamo parlando di questo, che è legato al tema che accennavo prima della non autosufficienza. Cioè, noi stiamo da anni chiedendo, da ultimo anche di recente, un fondo nazionale per la non autosufficienza che ad oggi non esiste. Quindi questo è un tema che ricade ovviamente da finanziare con la fiscalità di tutti i cittadini, quindi attraverso le tasse. Quindi il tema è: oggi noi abbiamo un sistema di welfare, laddove per sistema di welfare intendiamo il tema della sanità, del sociosanitario, della non autosufficienza, stante anche le caratteristiche della popolazione, che sappiamo invecchia, per fortuna, voglio dire, nel senso che però invecchiando porta con sé tutta una serie di complicazioni, e il tema della non autosufficienza è un altro elemento clou, oggi non coperto o parzialmente coperto. Se ognuno di noi, per fortuna, ha un anziano in casa, sa che, salvo una piccola quota in capo al sistema sanitario regionale, di quote parlo di rette di RSA, il resto è a carico del cittadino o della famiglia. E quindi questo è un tema, che in un contesto di impoverimento a cui abbiamo assistito in questi ultimi anni anche in Regione Lombardia, rischia di non garantire, ecco, l'esigibilità alle cure di persone non autosufficienti, siano queste anziane, siano questi non autosufficienti anche in giovane età. Quindi il tema è un sistema che oggi vede una forte correlazione fra sistema pubblico e sistema privato, con uno spostamento di risorse economiche già a favore dei privati, perché se decidiamo di andare in una struttura privata accreditata, il ticket ad esempio va in quella struttura, e introdurre elementi di differenziazione che per noi diciamo ovviamente che già esistono, perché già oggi esistono, assolutamente fuori luogo. Cioè, ci sono normative, abbiamo visto questa mattina, ci sono normative che non hanno trovato piena applicazione, a partire dalla Carta Costituzionale sul diritto alla salute, ma pensiamo alla 833, la riforma sanitaria, ma pensiamo alla 328, pensiamo a norme che non hanno trovato realizzazione. Allora, il tema è, e il dubbio è, rispetto ad un sistema che già vede un ruolo importante del privato in Regione Lombardia, questa ulteriore richiesta che finalità ha? Perché oggi il dubbio e la preoccupazione è questa. Cioè, quello di dire: vogliamo ritornare, noi sentiamo tanti ragionamenti, vogliamo ritornare alle mutue, perché anche questo abbiamo sentito, vogliamo introdurre nuove forme assicurative che integrino la parte, come dire, di competenza del sistema. È evidente che per quanto riguarda la CGL il ragionamento è: prima di tutto rendiamo esigibili i diritti universali, che per noi sono la salute, sono la formazione, che sono l'istruzione, che è la non autosufficienza, e
perché il tema è che oggi, in questo momento, affrontare un dispositivo come questo ci crea preoccupazione, senza ombra di dubbi, ma diciamo anche non ci sono i presupposti. Non ci sono i presupposti anche perché riteniamo un altro elemento, ci sia un altro elemento critico che si riferisce più ai servizi sociali, che quindi, come sappiamo, sono di competenza degli enti locali. Il riordino istituzionale non ha trovato, come dire, una conseguenza se non quello a cui abbiamo assistito tutti, cioè si chiudono le province. Oggi noi abbiamo ancora una dimensione di comuni molto elevati, un numero di comuni molto elevati, di piccolissime dimensioni, che non sono in grado, se non in forma associata, non sono in grado di garantire i servizi sociali e i servizi a domanda individuale. E i dati li possiamo vedere, parliamo dei nidi, ma parliamo anche dei servizi di assistenza domiciliare, SAD e SAP. Questo perché naturalmente non ha avuto un seguito e non c'è stato seguito rispetto al riassetto istituzionale, se non il grande pasticcio di chiudere le province, non dar seguito, come dire, a delle competenze, alle aree vaste, alle città metropolitane. Quindi dal nostro punto di vista, poi casomai mi interroghi ancora se ritieni, dal nostro punto di vista non si può parlare di autonomia, prima di tutto bisogna parlare di garanzia dei diritti. Il tema è riportare al centro il valore del contratto nazionale, che per noi è un tema fondamentale. Anche qui apriamo una parentesi: in sanità il livello di contrattazione, cioè risorse aggiuntive per i dipendenti, già è previsto, cioè Regione Lombardia già dà delle risorse aggiuntive per i dipendenti, a differenza della scuola. Quindi il valore del contratto nazionale, la necessità appunto di un fondo nazionale per la non autosufficienza e la necessità di intervenire sulla misurazione, sulla verifica dei LEA in sanità, perché ci sono, e di capire perché questo meccanismo dell'universalità sancito appunto dalla Carta Costituzionale non ha funzionato, perché ad oggi non ha funzionato. Dopodiché mi viene anche da dire è abbastanza complicato per noi ragionare di questi temi, perché alla fine comunque il governo regionale appunto da 20 anni ha questa caratteristica, e se senti i cittadini lombardi in materia di sanità ti dicono tutto sommato, a differenza di altre regioni, per altre regioni intendiamo dal centro al sud, tutto sommato va bene. Questo è un elemento di criticità anche per il sindacato nel rappresentare, come dire, l'idea invece di un diritto universale e che deve essere uguale su tutto il territorio nazionale. Io mi fermerei un attimo, eventualmente. Grazie. Professoressa Dirindin, allora mi connetto al discorso appunto iniziale di Monica Vangi. Allora, la sanità più che in altri settori è già stato un banco di prova della regionalizzazione dei servizi sanitari. Negli ultimi 30 anni abbiamo assistito riforma dopo riforma, titolo quinto docet, a una decentralizzazione con lo sviluppo di diversi modelli sanitari e sostanzialmente a una progressiva erosione del potere del ruolo dello Stato. Allora, di fatto siamo di fronte a 21 modelli, o chiamiamoli sistemi sanitari,
che già ora non assicurano prestazioni uguali, eque, efficienti e di qualità su tutto il territorio. Allora, quello che io le domando, se alla fine l'obiettivo è la priorità è quella di dare un sistema sanitario equo, solidale, universalistico, quale strada dobbiamo intraprendere? Cioè, dobbiamo pensare a un sistema in un'ottica di riaccentramento di poteri, oppure con qualche correzione andiamo avanti con il discorso dell'autonomia, ma in questo caso, diciamo, del ruolo garante dello Stato sull'universalismo del sistema sanitario, che cosa rimane? Grazie. Buonasera a tutte e a tutti, grazie davvero per l'invito e per l'occasione di riflettere su questo tema, su cui è già stato detto tutta la mattina, si discute troppo poco e anche si fanno troppo pochi approfondimenti. Tu hai detto si è eroso il ruolo dello Stato. Io imposterò un po' la risposta, il mio intervento, la conversazione, sostenendo che più che eroso il ruolo dello Stato, è cambiato il ruolo dello Stato e lo Stato non ha saputo cambiare. Che lo Stato ha ancora un grande ruolo, Stato intesa nel senso del livello centrale, ma è stato incapace di svolgere questo ruolo e il risultato è quello che noi vediamo. Proverò a discutere argomentando sulla base dell'esperienza che abbiamo fatto sulla sanità, ma anche con i risvolti che ci possono essere in qualche altro settore, mi permetto anche di creare una sorta di legame con quello che è stato detto questa mattina, che ho ascoltato con molta attenzione, ultimo il professor Villone, poi dopo Stefano Fassina. Stefano Fassina ha detto: perché ora? È una domanda che mi sono posta tante volte anch'io. A questa aggiungo un'altra domanda: ma dove vogliono arrivare? Dico espressamente dove vogliono arrivare, immaginando che non fa parte, almeno per molti di noi, degli obiettivi che ci diamo. Allora, prima cosa, proverò ad analizzare queste due domande guardandolo un po' sotto il profilo delle scelte politiche, per quello che io ho potuto osservare in questi anni, e anche un po' su alcuni aspetti economici molto generali. Non entrerò in nessun dettaglio tecnico per tante ragioni. Prima, a quello che è già stato detto stamattina, aggiungo una riflessione che mi fa piacere verificare qui se secondo voi ha un suo fondamento o se è criticabile. C'è stato un progressivo appannamento delle richieste secessionistiche dalle quali siamo partiti negli anni 90. Gli anni 90 sono stati una richiesta esplicita della secessione da parte delle regioni del nord. Queste richieste si sono trasformate, semplifico, ma è vero, si sono trasformate, si sono progressivamente appannate e in qualche modo mi pare di capire da quello che sta succedendo ora, questa trasformazione è stata anche funzionale alla contestuale svolta che c'è stata nel movimento della Lega Nord, che anziché restare Lega Nord che voleva la secessione, è diventata una Lega Nazionale che quindi non può più chiedere la secessione, ma trasforma la richiesta della secessione in una richiesta di più autonomia. Più autonomia la possono richiedere tutte le regioni, quindi è compatibile con una propaganda elettorale, politica, fatta da un partito che vuole essere nazionale e che quindi riesce a riscuotere molti consensi anche nelle regioni che apparentemente dovrebbero non essere suoi elettori. E tutto questa trasformazione, che mi pare che sia un po' funzionale alla strategia di diventare un partito nazionale, avviene in un momento in cui c'è sicuramente scarsissima consapevolezza della complessità della partita che si sta giocando.
scarsa analisi di quali effetti si può pensare che possano essere associati a tirare così la corda verso queste richieste di autonomia per alcune regioni. E la domanda che io mi faccio è: perché? Dove si vuole arrivare? Perché sulla sanità, ma ritornerò subito dopo, resto ancora inizialmente sulle questioni generali, sulla sanità molta dell'autonomia è già nei fatti, anzi è già anche nella normativa vigente, poi nei fatti ancora di più di quello che la normativa in qualche modo potrebbe dare, quasi sempre. E mi domando anche com'è possibile che chi si candida a governare il paese o chi governa il paese a nome di tutti non si renda conto, anzi mi domando se non si rende conto che sta scherzando con il fuoco, cioè che sta lavorando su temi che possono sconquassare molte delle certezze che noi avevamo. Anticipo subito un aspetto con quale chiuderò. Noi oggi parliamo di regionalismo differenziato, ma ci sono altri aspetti che messi insieme sono potenzialmente rischiosissimi, mi verrebbe da dire esplosivi. Se mettiamo insieme l'autonomia differenziata, la flat tax e i fondi sanitari, sempre più sviluppati, le assicurazioni o i fondi contrattuali o aziendali, questi tre aspetti messi insieme sono potenzialmente per la sanità, ma non solo per la sanità, per tutto il welfare, una botta micidiale rispetto alle certezze, al sistema che noi abbiamo conosciuto e che vorremmo poter migliorare, non peggiorare. E quello, l'ha già detto qualcuno in modo molto autorevole stamattina, quello che non riesco a capire è come è possibile che si percepisca un'assoluta indifferenza rispetto al mix di questi tre aspetti. Non occorre che lo dica, ma lo sintetizzo rapidamente. È chiaro che anche se si fa solo una parte della flat tax, i soldi che mancheranno non potranno che essere presi dal welfare, in particolare dalla sanità. È chiaro che sui fondi sanitari, io mi permetto, avendo lavorato a lungo e per decenni con la CGIL, di dire quello che si fa fatica a dire, ma insomma, è chiaro che i sindacati hanno sbagliato. I sindacati hanno sbagliato e li capiamo anche, perché nel sottoscrivere accordi contrattuali rispetto ai quali erano costretti ad accettare di scambiare remunerazione in busta paga con forme integrative di tutela della salute, forse non si era in grado di capire dove si rischiava di andare. E questo scambio è stato accettato e solo ora si incomincia a rendersi conto di che cosa può voler dire. E soprattutto si continua a non rendersi conto, anche sul regionalismo ad esempio, che quando si imbocca una strada e i cui esiti sono lontani nel tempo, spesso si ha l'impressione che si possa cambiare strada, aggiustare lungo il cammino, e non ci si rende conto che spesso tornare indietro è difficile. Tornare indietro per ragioni, insomma, per ragioni di identità, per ragioni di orgoglio, perché tecnicamente qualche volta è difficile. E si continua a commettere errori di questo tipo. Però su questo bisognerebbe prendere in mano, anch'io faccio tante volte, mi permetto di fare appello, prendere in mano la questione e dire, non dico partiamo da zero, ma insomma ragioniamo ex novo, lasciandoci dietro alcune scelte che abbiamo fatto pensando che fossero positive e che invece ci stanno portando dalla parte sbagliata. E allora, c'è qualcuno però che su queste tre questioni sta giocando con il fuoco.
Dove mira? Questa è la domanda che mi faccio come cittadina e alla quale non so ancora dare risposta. Sembra potrebbe mirare a sconquassare il paese? Con quale obiettivo? In vista di che cosa? Vuole creare confusione? Perché nella confusione potrebbe avere più potere? Vuole, forse ogni tanto, penso che probabilmente l'obiettivo è legato alla necessità di avere più risorse a disposizione. Più risorse a disposizione che possono essere facilmente gestite anche con le interferenze politiche. E con molti timori ogni tanto penso che aver tolto il finanziamento pubblico ai partiti ci ha portato anche qui, a questa irreversibile voglia di trovare luoghi sui quali si possa trovare soldi per finanziare i movimenti e i partiti politici, e che sta portandoci a questa perdita di integrità, di valori sempre più forte. Certamente, senza pensare a questo che è l'aspetto più negativo, certamente mi sembra che questa richiesta di autonomia è avere più risorse e avere più libertà di azione. Avere più libertà di azione per, come ha detto stamattina qualcuno, perché così possiamo competere meglio con le regioni forti del centro Europa, e avere più risorse per aiutare il mondo economico di queste regioni che ha molte potenzialità e che qualche volta si sente soffocato da un cuneo fiscale pesante, da regole un po' troppo severe. Quindi più potere per ridurre le regole e per diventare ancora più competitivi. E questa cosa si presta a due interpretazioni. Diventare più competitivi, chi potrebbe dire che non è bene diventare più competitivi? Però c'è il rischio che si voglia diventare più competitivi ottenendo strumenti attraverso la riduzione di qualcuna di quelle garanzie che giusto appunto appena adesso Monica ha detto. Perché dietro ci sono due aspetti che dico in modo un pochino più chiaro, magari anche un po' stilizzando. Uno, dietro c'è questa visione neoliberista del mondo. Neoliberista che vuole poche regole, che vuole mano libera agli operatori economici sul mercato, che vuole, io ancora ieri ho sentito nel dibattito il presidente della commissione bilancio della Camera, sto sempre attenta perché rischio di confondere, che di fronte alla domanda esplicita, ma lei è a favore della riduzione del contante per quanto possibile oppure no, ha detto io sono contrario. E questo vuol dire voler meno regole per fare le cose che ti interessano di più, anche quelle che non si possono dire. Quindi più non libertà di scelta, perché io alla fine penso che alcune cose si possono anche in un contesto come quello attuale considerare con la dovuta attenzione, ma più libertà di fare quello che mi conviene, che è un'altra cosa. Secondo, oltre a questa visione neoliberista della più deleteria, è che si vuole ridurre il ruolo della pubblica amministrazione e in particolare ridurre il ruolo del welfare, che viene considerato la quintessenza dei costi elevati della pubblica amministrazione, della spesa pubblica, dell'imposizione paternalistica da parte del livello centrale di alcune scelte e soprattutto
di scelte che impediscono a operatori economici for profit sul mercato di svolgere quelle funzioni che svolge ad esempio la sanità pubblica, che invece potrebbero svolgere molto, con molto profitto operatori economici privati. E allora questa cosa che poi alla fine io mi domando sempre, dove si vuole arrivare? Da studiosa degli aspetti del sistema sanitario e del welfare, io dico si vuole arrivare a indebolire enormemente il welfare, in particolare a indebolire la sanità pubblica. Questo è il primo passo, io ho l'impressione che questo sia il primo passo. Può darsi che si voglia anche altro e gli aspetti dell'istruzione saranno poi presi in considerazione, dopo sono un altro passo, ma si vuole ridurre la spesa pubblica e si vuole ridurre la spesa pubblica sulla sanità, perché la sanità italiana viene considerata fuori, all'estero, una delle migliori del mondo e questo non piace molto. E non ce lo dobbiamo dimenticare, perché noi dobbiamo essere pronti a denunciare quello che non funziona, ma non ci dobbiamo ricordare che l'alternativa sarebbe molto peggiore, tant'è vero che sono riconosciute. Il nostro sistema, fino a qualche anno fa, probabilmente fra qualche anno non sarà poi così, uno di quelli che costa meno riesce a produrre risultati migliori. Questo tutti i dati. E l'idea che questo sistema possa giovarsi di questo giudizio internazionale positivo non piace a chi vorrebbe ridurre il welfare, quindi bisogna denigrare i risultati ottenuti, e qualche volta anche noi nel denunciare le carenze ci dimentichiamo che questo presta il fianco a strade che invece ci farebbero perdere quel poco che abbiamo e non a ottenere di più. Quindi in qualche modo ho l'impressione che perché ora, perché c'era bisogno di dare una botta ulteriore a livello nazionale a chi continua a difendere i diritti, e perché forse siamo arrivati a un punto coi fondi sanitari, con le assicurazioni nel sistema sanitario e sulla previdenza, anche lì abbiamo fatto altro, siamo arrivati a un punto in cui si può fare un grosso passo in avanti nel ridurre fortemente la tutela pubblica della salute. Tutto questo, un'altra domanda che mi pongo, posso continuare? Sì, poco poco. Un'altra domanda che mi pongo è, ma perché tutto questo sta succedendo con lo Stato, il livello centrale, che lascia fare? Perché in qualche modo uno si aspetterebbe, e forse se guardiamo nella storia di altri paesi, potrei dire che mi sembra, insomma, non si è mai verificato così come si sta verificando adesso da noi. Raramente le autonomie hanno ottenuto potere non solo con il consenso, ma con l'alleanza del livello centrale. E come mai il livello centrale è stato sempre così alleato, non si è mai opposto? Certamente perché non ha saputo guardare lontano, certamente perché c'era un'onda lunga, culturale, politica, internazionale, che portava verso più decentramento, certamente perché c'è un indebolimento culturale delle competenze. Ma questa cosa adesso continua ad essere così. Un indebolimento politico che fa sì che il livello centrale, che perde pezzi di competenza, sia alleato con chi riduce il suo potere. E non solo è alleato con chi riduce il suo potere, ma le competenze che gli restano, anzi che gli sono rafforzate in un contesto decentrato, non le sa esercitare o non le vuole esercitare. E qui dico solo, e poi magari le riprendo dopo, dico solo, la sanità è proprio un chiaro esempio di questo. Perché la sanità ha fatto tutto il percorso di definizione dei LEA, che non è semplice. Noi dobbiamo chiedere, come tutti chiedono, che nulla vada avanti senza che siano definiti i LEP.
però la sanità li ha definiti, li ha persino aggiornati 2 anni fa e sono bloccati al Ministero, livelli essenziali di assistenza, sono bloccati al Ministero e non vanno avanti. Questa è una mina feroce, perché la sanità, che poteva essere orgogliosa di dire noi li abbiamo fatti grazie a decenni di approfondimenti sui nomenclatori, sui tarifari, e li abbiamo anche aggiornati, adesso di fatto ti dice non siete stati capaci perché sono bloccate. Ma il livello centrale non è capace di fare il monitoraggio di che cosa fanno le regioni, non è capace di definire sul socio sanitario altrettanto, con altrettanto dettaglio, quello che dovrebbero fare le regioni. E persino la cosa, a mio giudizio, un po' più sorprendente, persino l'alta burocrazia romana, quella contro la quale molto spesso coloro che adesso chiedono l'autonomia si sono scagliati, che era quella che in modo conservativo, corporativo, difendeva il potere del livello centrale di dettare le regole, ha rinunciato a contrapporsi a questa cessione di potere. E lo Stato ha rinunciato. Ha rinunciato la politica, ha rinunciato la tecnica, e ha rinunciato l'alta dirigenza romana. E la sanità lo dimostra in tutti i sensi, perché il monitoraggio che facciamo nei LEA, per esempio, in questi anni ci dice che, salvo Calabria e Campania, tutte le regioni erogano perfettamente tutti i diritti dei cittadini. Ora, tutti noi sappiamo che nelle diverse regioni ci sono molti diritti che non sono garantiti. Quindi produce una fotografia, quel monitoraggio, della realtà delle regioni, che è assolutamente non plausibile per la conoscenza che noi abbiamo delle realtà. Ma perché? Ma perché è fatta da una commissione in cui metà è composta dai regionali e metà è composta dal livello statale. È ovvio che se tu fai il controllo di cosa fanno le regioni insieme alle regioni, difficilmente riuscirai a tirar fuori le difficoltà. Quindi mi riservo poi di aggiungere ulteriori elementi. La sanità ci insegna che il processo è complesso e delicato, e che persino in un settore così avanti dal punto di vista degli approfondimenti tecnici e della capacità di affrontare la complessità, non si è stata capace di adeguarsi a questa maggiore autonomia che hanno le regioni, e che il livello centrale è in qualche modo, sembrerebbe, ben contento di dare autonomia, perché si rende conto che non è più in grado di affrontare problemi così complessi, non ha più gli strumenti, e non ha più gli strumenti né dal punto di vista economico-finanziario, la paura dei disavanzi, né dal punto di vista della normativa e della regolazione. E quindi dice diamolo pure a loro, vediamo che cosa sono capaci di fare. E questo è un mix micidiale. Se poi ci aggiungiamo la flat tax e i fondi sanitari, abbiamo di fronte una prospettiva piuttosto pessimistica. E quindi quello che è stato detto questa mattina, ci va più mobilitazione politica, più mobilitazione culturale, e poi mettere in fila molti degli elementi che anche sono già stati detti, tecnici, che servono a adottare una politica di riduzione del danno, se si va avanti, perché è quello che possiamo fare, ridurre il danno, sono le due cose che dobbiamo assolutamente fare. E quindi anche una giornata come oggi è molto utile per il confronto che ci consente. Grazie. Grazie. Mauro Vagliani, ultimo intervento. Senti, abbiamo sentito delle riflessioni, posizioni un po' diverse, ma sicuramente molto interessanti. Voi come Forum per la Salute siete un'associazione di cittadini che con competenze diverse operano sul territorio e appunto sulla sanità, con l'obiettivo di una sanità per tutti, sostanzialmente, in difesa del sistema sanitario nazionale. Allora, voi avete appena fatto, pochi mesi fa, un congresso nazionale proprio sul regionalismo differenziato.
Allora ti chiedo, come appunto componente rappresentante anche di una vasta rete che opera fatta da gruppi, associazioni eccetera, e tenendo conto di quanto è stato detto, qual è la vostra analisi e sostanzialmente la vostra posizione? Bene, grazie. Anch'io mi sento in obbligo di sottolineare la giornata di oggi e di chiedere agli organizzatori di sistemare per come possono questi materiali, perché io penso che molti interventi possono essere la base per ulteriori iniziative da diffondere, perché ovviamente in questo momento quello che assilla tutti noi è che fare, come continuare. È importante anche ovviamente tutta l'analisi, è importante anche l'approccio storico-giuridico ed è importante, come hanno cominciato a fare questi due interventi e poi quello sulla scuola, anche una strada, un impegno, come dire, induttivo, se chiamiamo quello deduttivo di tipo generale, induttivo con l'esperienza pratica dei vari settori di vita, come possono essere la scuola, la descrizione anche dei fatti, la descrizione di ciò che succede, della descrizione dello stato, delle difficoltà in cui si inserisce questa botta del regionalismo differenziato. E poi oggi io ho capito anche un po' più della storia, del perché siamo arrivati a questa situazione qui, delle scelte precedenti, 2001, eccetera. Per cui mi è venuto in mente a questo proposito un libro che sto leggendo in questi giorni, che è dell'antico professore combattente Azor Rosa, che si chiama Machiavelli e l'Italia, Einaudi, lo consiglio, in cui diciamo riprende, analizzando con molta brillantezza i vari pezzi del Principe, riprende l'annosa questione della storia d'Italia, che è quella, diciamo, del mix o della frattura fra virtù e fortuna, quali sono le cause che ci portano a una determinata situazione. E io penso che questa storia dello Stato italiano degli ultimi decenni, questa storia anche del regionalismo differenziato, ho capito sempre di più anche dalla giornata di oggi, che probabilmente ha inciso molto di più la mancanza di virtù da parte delle forze politiche della sinistra e anche delle forze sindacali che non, diciamo, una causa di fortuna. E allora questo, se questo è vero, ci deve, come il professor Villone ha detto in conclusione, ci deve costringere a guardarsi negli occhi. A guardarsi negli occhi e vedere che tipo di impegni nuovi rispetto, non la continuazione come un dovere d'ufficio, nuovi impegni che dobbiamo prendere come varie organizzazioni sociali e partiti da questo punto di vista. Il regionalismo differenziato è un colpo nella storia del nostro paese che è collegato a un andamento generale delle cose, come accennava prima Dirindin, in cui sostanzialmente si cerca di passare tra il valore del diritto, il valore dei diritti, al maggior valore del reddito o dei redditi che si possono accaparrare. Questo, insomma, è il passaggio filosofico di fondo. E non è assolutamente vero, va timbrato come una menzogna profonda, quello che la ministra, tra le più responsabili, quella Stefani delle politiche regionali, sta dicendo, agganciandosi in modo vigliacco all'espressione "ma noi continuiamo ciò che quelli di prima hanno già fatto", e sta dicendo che il regionalismo differenziato è a costo zero e nello stesso tempo non danneggia le regioni più deboli. Questo va assolutamente timbrato come una cosa offensiva, illogica e spudorata.
Che fare di fronte a questa prospettiva in cui, un altro modo che ho imparato stamani si potrebbe descrivere, un altro modo sintetico, è che quelli vorrebbero pigliare l'articolo 116 senza l'articolo 119. Non è così che si deve considerare la Costituzione. Ecco, io sarei anche però, di fronte a tante prospettive nere, vorrei anche mettere un po' di speranza e di descrivere che, diciamo, se fra i maggiorenti del nostro paese, per usare un altro termine, diciamo, machiavellano, mi hanno detto, perché machiavellico vuol dire in senso negativo, fra i maggiorenti del nostro paese attualmente c'è questa tendenza, io non sono disperante del fatto che fra il popolo, altro termine antico, siano i giochi già fatti, e quindi diciamo che questo senso comune, che è obiettivamente dominante, cioè che ognuno deve fare per sé, ma io credo che ancora non sia fatta completamente questa. E allora trovo degli elementi di speranza su cui non bisogna far forza. Ad esempio, lo scorso 23 febbraio tutti i rappresentanti sindacati e l'associazione delle professioni sanitarie si sono riuniti per dire un grande no al regionalismo differenziato. Ad esempio, a marzo c'è stata una riunione su questo punto, addirittura della conferenza episcopale, svoltasi a Reggio Calabria, nella quale i vescovi hanno espresso profonda preoccupazione per i processi di regionalismo differenziato in atto, forte il timore che con la legittima autonomia dei territori si possa pervenire ad incrinare il principio intangibile dell'unità dello Stato e della solidarietà, eccetera, eccetera. E anche noi, come una delle tante, ha detto bene Marzia, noi Forum Diritto alla Salute, una piccola associazione insieme a, che vuole essere insieme a tante altre associazioni anche locali che si occupano di problemi specifici, c'è anche una rete nazionale che si chiama Dico 32, abbiamo fatto appunto subito all'inizio di febbraio di quest'anno questa iniziativa a Firenze, dove è lì che abbiamo invitato anche il professor Villone, e devo dire che, diciamo, da Firenze a Milano, in tutti i luoghi dove si presenta, fa veramente un'impressione importante, un'impressione storica. Come, diciamo, un altro elemento nel dibattito pubblico e politico che abbiamo perso è il concetto di maestro. Oggi, diciamo, si è molto affermato il concetto di consulente, in tutti i settori, ma il concetto di maestro, che è un elemento di formazione profonda, l'abbiamo perso. Ecco, forse nel professor Villoni c'è anche un certo ritorno della figura classica del maestro. Abbiamo fatto questa iniziativa e devo dire, con mia soddisfazione, dopo un po' di giorni, l'abbiamo fatta in Regione Toscana il 12 febbraio, e dopo un po' di giorni il Consiglio regionale toscano ha fatto una risoluzione il 27 di febbraio che in qualche modo, diciamo, corregge qualche ibris regionalistica che il nostro Rossi aveva avuto nei mesi precedenti. Coincidenza, il presidente era assente in quella seduta, diciamo così. Però insomma c'è stata una risoluzione votata con l'astensione solo della destra e della Lega, in cui, diciamo, si fanno delle affermazioni importanti e in qualche modo si mette, con il timbro di una regione toscana, si mette un po' un fermo a questa storia, in cui appunto, non sto a leggerlo, ma insomma, non si è attuata nessuna forma di autonomia legislativa che vada a modificare la Costituzione vigente formale e di fatto, senza minare i principi di uguaglianza, unità e equità, si porti a compimento la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, in modo da garantire l'uniformità dei diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale. Una mozione presentata dal gruppo della sinistra che appunto è passata. E allora, ecco, io
avrei preparato anche anch'io delle osservazioni sul settore specifico della sanità, sugli effetti specifici che questa strada intrapresa può avere nel settore specifico della sanità, ma i miei due interventi precedenti hanno già portato un contributo importante. Io volevo dire solo una cosa sintetica. Questo regionalismo differenziato ha un tratto in comune per la parte della sanità tra tutte e tre le regioni che l'hanno avanzato, che è quello di prendersi la totale autonomia nell'organizzazione dei fondi sanitari integrativi. Questo è un tratto in comune. E allora, diciamo, da un punto di vista, in questo momento storico, qual è il tratto fondamentale che andrebbe a corrompere definitivamente in senso privatistico il servizio sanitario? Il tratto fondamentale in questo momento è che sta avanzando nel settore della sanità, in modo lento ma progressivo e deciso, la costruzione di un sistema, come viene detto, multipilastro. Quindi, diciamo, si supera definitivamente, si sta incominciando già ora, in questi anni, a superare il servizio sanitario universalistico, e quindi questo regionalismo differenziato non fa che aggravare, potenziare, organizzare la trasformazione in senso multipilastro. Due sono i problemi che credo voi tutti sapete nel servizio sanitario in questo momento, per dirla sempre in modo grossolano. Uno è la grande differenziazione fra zone del paese. Sono evidenti a tutti le migrazioni sanitarie, le conosciamo benissimo, mi pare siano 600 o 700 milioni le entrate per la regione Lombardia che arrivano dal sud, insomma, da tanti cittadini. E il secondo problema in questo momento del servizio sanitario sono l'emergenza delle malattie croniche e la qualità della vita per l'età anziana. Io, se dovessi sottolinearli due di problemi, direi questi due: le differenze territoriali e la qualità della vita delle persone anziane, perché bisogna sapere che a fronte di un certo mantenimento dell'aspettativa di vita generale media, siamo al terzo paese nel mondo, mi pare, no? Come lunghezza media della vita, però bisogna sapere che negli ultimi anni sta diminuendo, cosa non discussa e non ben risaputa, sta diminuendo la speranza di vita in buona salute, non la speranza di vita complessiva, ma la speranza di vita libera da malattia. E questo parametro in peggioramento vede un aggravamento del differenziale fra nord e sud, perché a me risultano che la speranza di vita in buona salute al nord arriva a 60 anni, ripeto, la speranza di vita complessiva, poi sappiamo 80, 82, eccetera, e al sud a 56. Quindi, diciamo, oltre che al sud abbiamo una vita media inferiore di un anno rispetto al nord, ma il differenziale che sta ancora di più aumentando è gli anni liberi di malattia. Voi capite bene, anche da questa, diciamo, descrizione grezza e grossolana dello stato delle cose, che effetti potrebbe avere questa strada. Mi pare evidente, insomma. In particolare, già detto da Irina di Rindice, questa cosa del welfare occupazionale. Questo, diciamo, è un aspetto dello stato attuale delle cose del sistema sanitario che dovrebbe davvero metterci tutti, forze politiche e forze sindacali, a guardarsi negli occhi. Io ho sentito il mio campione di sindacalista Maurizio Landini una settimana fa, 10 giorni fa, alla presentazione di un rapporto che inviterei tutti a leggere con attenzione, il rapporto sullo stato sociale presentato dal coordinato
dal professor Pizzuti della Sapienza di Roma, è a disposizione, in cui giustamente anche Landini affronta questo discorso della strada intrapresa dai sindacati sul welfare aziendale. Dice che in qualche modo, insomma, è incominciata una discussione, poi anche voi al congresso avete discusso di queste cose, insomma, quindi, in cui appunto ci dice forse si potrebbe ipotizzare una modifica per la parte del welfare che riguarda le prestazioni sanitarie, perché voi sapete bene che il welfare aziendale non è solo prestazioni sanitarie, sono anche tante altre cose. Il problema critico sono le prestazioni sanitarie. Anzi, per essere più precisi, il problema critico sono le prestazioni sanitarie che diventano progressivamente sostitutive al posto dei LEA già previsti al Servizio Sanitario Nazionale. Questo è, diciamo, l'oggetto che si può delimitare, su cui bisogna metterci le mani. E Landini appunto ha detto, insomma, manifestando, diciamo, un impegno problematico, diciamo, su questa cosa, che a un certo punto, insomma, l'operaio metalmeccanico che ha le prestazioni per l'ortodonzia della bambina, che è fatta alla svelta a un certo prezzo, insomma, come si fa a tornare indietro? Insomma, bisogna, semmai quello si può fare, cercare di accordarsi con questi fondi privati per vedere di andare a comprare le prestazioni dal pubblico. Ha detto una cosa del genere. Insomma, io capisco, però, ha già detto ancora di Rendin, noi bisogna metterci le mani su questa roba, perché a fronte di quella bambina lì dell'ortodonzia, figlia del metalmeccanico, specialmente con la massa di lavoro spezzettato che c'è oggi, ci sarà anche i figli delle lavoratrici, dei lavoratori in appalto, ci saranno le figlie che hanno bisogno di ortodonzia dei disoccupati, ci sarà. E quindi bisogna pigliare, diciamo, in braccio questa questione e vedere progressivamente. Noi, per esempio, abbiamo scritto un documento su cui abbiamo raccolto anche 200 firme, in cui si tenta di almeno di mettere un elemento, e cioè quello di abolire le agevolazioni fiscali per le prestazioni sostitutive dei livelli essenziali di assistenza. Questo è il primo passo che noi buttiamo in discussione, ai sindacati, ai partiti. Bisogna cominciare da qualche parte, perché questo sistema di welfare ha varie fratture, aumenta le fratture di differenziazione del territorio, gli squilibri territoriali, e poi, diciamo, riduce le entrate, e quindi tutti i lavoratori, tutti noi abbiamo meno risorse a disposizione. E poi c'è l'abbattimento dei contributi anche sociali versati sulla pensione e quant'altro. Insomma, ce n'è per mettersi lì tutti insieme e rimetterci le mani, assolutamente. In conclusione, diciamo, vorrei leggere due righe che sintetizzano molto bene il rapporto sullo Stato sociale, che ha visto una certa irritata opposizione del rappresentante della Confindustria, per la cronaca, in quell'occasione lì, in cui si dice che pare dunque di poter concludere che gli attori coinvolti nei processi decisionali in tema di welfare occupazionale, in primis governo e sindacati, dovrebbero valutare con estrema attenzione sia la desiderabilità della diffusione delle forme di welfare occupazionale in diversi settori di politica sociale, sia le forme e le modalità di incastro con il welfare pubblico. Nel complesso, i fondi sanitari agevolati fiscalmente producono effetti redistributivi e allocativi che non migliorano il benessere di tutta la collettività, in particolare non migliorano le condizioni dei meno abbienti, concorrono a indebolire il Servizio Sanitario Nazionale, offrendo soluzioni solo apparentemente poco costose ed efficaci, che contribuiscono a legittimare le equivoche decisioni di chi depotenzia la sanità pubblica, in realtà meno costosa e più efficace. La recente spinta allo sviluppo di questo welfare aziendale merita un'attenta valutazione, prima che gli effetti in termini di equità e di efficienza
diventino consistenti e sia più difficile intervenire nell'interesse della collettività. Questo è in sintesi, diciamo, il luogo, il settore sanità pubblica dove si inserisce questa prospettiva del regionalismo differenziato. Infine, che fare? Ripeto, bisogna moltiplicare queste iniziative, coinvolgere tutti i soggetti nei territori di diverso segno e ripetere queste iniziative. E nel merito della parte sanità, anche qui lo voglio veramente sottolineare, noi bisogna fare barricate, al centro di questi impegni bisogna ripetere in modo ossessivo, trovare anche delle parole d'ordine semplici e ripetitive, in particolare in questo settore i contratti restino nazionali nel settore della sanità. Le norme sui profili, la formazione, i ruoli professionali non si toccano a livello nazionale. E il servizio sanitario deve restare un servizio sanitario nazionale e non una semplice somma di servizi sanitari regionali che già oggi sono abbastanza su questa strada, come è stato detto prima. E poi un ultimo punto, sdraiarsi in modo lottatorio di fronte a questa, diciamo, prospettiva e dire che non si muove niente come parola d'ordine senza produrre i livelli essenziali di assistenza, i livelli essenziali delle prestazioni. E allora, diciamo, sarà possibile, diciamo, avere dei risultati su questo impegno. Bisogna avere coscienza di un'altra questione che diceva ancora una volta Nerina Di Rindin, che questi interventi stanno dentro una tendenza generale potentissima che in modo anche troppo, diciamo, ripetuto si chiama neoliberismo, dove ci riempiono la testa tutti i giorni, in tutti i settori, con il concetto di innovazione, se ci fate caso. Innovazione, smart city, innovazione. Ma in questo profluvio di innovazione, questo sistema oggi nostro è caratterizzato da essere immobile su un punto, e cioè il dominio pervasivo di una classica cosa che un vecchio aveva bello descritto nel terzo libro del Capitale, cioè quella della continua ricerca di modi per valorizzare il capitale. E bisogna anche ridirle questi concetti di fondo, bisogna rifarsi da lì. Ho letto io che secondo il Global Healthcare Private Equity and Corporate Report, gli investimenti privati nel settore, includendo la cura per anziani e disabili, hanno raggiunto nel 2016 la cifra record 36,4 miliardi di dollari, e il 40% di questo sono state fatte da aziende europee, cioè gli investimenti di aziende private in questo settore. Infatti alcuni dicono che nella crisi infinita dal 2008 l'unico settore che non ha subito dei tracolli, anzi è aumentato, è quello degli investimenti privati in cura e assistenza. Quindi oggi siamo di fronte, voglio mettere un altro elemento di durezza, paradossalmente a un altro livello di legalità, fra virgolette, che non è quella costituzionale, ma è una nuova legalità pratica, concreta, materialista, che è quella appunto di affidarsi alle nude leggi del mercato. E questo si sviluppa a livello generale, ma se permettete anche tante volte a livello locale, in una debolezza delle amministrazioni comunali. E allora, diciamo, secondo me ci vuole una forte, come ha detto qualcuno stamani, la resistibile tendenza alla privatizzazione va combattuta proponendo, possibilmente con la stessa forza, opzioni completamente contrarie. Cioè si arriva a un certo punto che credo che impostare la nostra strategia tutta su livelli di mediazione, certamente in tutte le occasioni pratiche bisogna essere per la riduzione del danno, ma come opzione generale noi bisogna aver chiaro e di sparare in alto, lanciare in alto la freccia, non direttamente su quell'obiettivo minimo, perché poi, diciamo, questo ha l'unica possibilità di
tornare in qualche modo all'obiettivo. E restituire al servizio sanitario, darsi questa strategia, la volontà di restituire al Servizio Sanitario Nazionale tutta la potenza di coordinamento e di necessario finanziamento che sia nelle mani del pubblico, in termini non solo di prestazione. Ecco una grande differenza del servizio sanitario rispetto ai soggetti privati. Il servizio sanitario non si occupa di vendere delle prestazioni, il Servizio Sanitario Nazionale si occupa della cura e della produzione di salute. Ecco perché noi lo dobbiamo tenere ben fermo. Finisco dicendo che tutte queste varie associazioni stanno organizzando varie iniziative sul settore specifico della sanità. Nei prossimi mesi ci rivedremo anche come forum, e in particolare, a questo punto penso si possa dire, in particolare il prossimo 12 luglio faremo una grande manifestazione per la difesa, il rilancio e il cambiamento del Servizio Sanitario Nazionale a Roma, e cercheremo che ci sia un grande coinvolgimento di partiti, sindacati, associazioni, perché è il momento di staccare la giacchetta al chiodo e di tornare per la strada. Grazie. Bene, io penso che ci sarebbero veramente molte, molte domande, e meriterebbe non solo delle domande da parte del pubblico, ma un altro giro, perché cioè, è chiaro che sicuramente siamo tutti d'accordo in contrastare per una sanità pubblica solidale, perché io ho sentito poco questo termine, che secondo me rimane invece fondamentale. Ci sono sicuramente ancora delle criticità, molte criticità, che riflettono del resto tutte le problematiche della sanità attuale, perché insomma andiamo verso un percorso che farà emergere tutte queste problematiche. Purtroppo non è possibile dire altro. Io quello che sono assolutamente d'accordo con quanto è stato detto stamani: bisogna portare a conoscenza del pubblico, non delle persone normali, perché a me non piace questo termine. Bisogna uscire da questi momenti, che sono momenti assolutamente importanti per confrontarci, per imparare, ma bisogna far sapere alle persone che cosa succederà, perché le persone non ne sono assolutamente consapevoli, e questo secondo me deve essere il nostro obiettivo. Grazie, e passo la parola alla sessione sull'istruzione.